Salve a tutti voi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi parleremo di gelosia. Cosa penserà Noreg della gelosia? E lui sarà geloso? Vediamo. Intanto definiamo la parola. Cosa vuol dire geloso? Sì, perché molti di voi ancora non hanno capito cosa significa e usano la parola geloso al posto della parola invidioso. Ora, provo a spiegarvelo un'altra volta, brevemente. Si è gelosi di quello che si ha, si è invidiosi di quello che si vorrebbe avere. Ma è complicato, cosa significa? Allora, esempio. Hai la tua ragazza con te, tutta bellina, col musetto, le tette, tutto quanto. Hai paura che lei possa lasciarti, avere un altro uomo. Bene, in questo caso sei geloso di lei. Vedi un'altra ragazza laggiù e dici, cavolo, che figa, però sta con quel tipo. Peccato, come vorrei averla io. In questo caso sei invidioso. Hai capito? Bene, se non hai capito non so cosa farci. Andiamo avanti. Cosa penso io della gelosia? Molto semplice. Penso che la gelosia sia una malattia mentale e non abbia motivo di esistere mai. La gelosia non ha niente a che fare con l'amore. Se tu sei geloso di una persona, non significa affatto che tu tieni a quella persona. Potevo essere più chiaro, esplicito, inequivocabile? Non lo so. Questo è quello che penso. Poi, può succedere che uno provi dei sentimenti di gelosia, la paura di essere abbandonato da lei, può succedere che ti dia fastidio che lei possa avere attrazione per un'altra persona. E ci sono questi sentimenti di gelosia dentro di noi. Accadono. È umano. Il fatto che sia umano non significa che sia normale e sano. Perché se provi sentimenti di gelosia, se hai paura che lei ti lasci per un altro, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato in te e nella vostra relazione. Mettitelo in testa, è così. E poi, se si passa oltretutto da dei sentimenti che si provano dentro all'azione, ossia a volere controllare la ragazza con cui stai, volerle impedire di fare delle cose perché tu sei geloso, incazzarsi con lei per gelosia, allora si passa dall'anormale al criminale. E ragazzi, mi raccomando, non si scherza su queste cose, non tollerate mai certi atteggiamenti. Facciamo degli esempi, come si comporta l'uomo geloso? Allora, pub. Locale notturno, un qualunque posto dove ci sono tante persone, un qualunque locale pubblico. Lui si è allontanato un attimo perché è andato in bagno a prendere qualcosa da bere, a rispondere al telefono. Quando ritorna vede lei che sta parlando con un ragazzo che lui non conosce. Cosa fa il geloso? Entra in allarme, paura, aggressività. Ora vado io, mi faccio sentire, me la porto via. Oh pazzo, ti calmi. Ma la tua ragazza non è capace di intendere di volere? Non sa di essere la tua ragazza, se n'è scordata? Ti sta forse guardando così, come per dire non riesco a scollarmi di dosso questo, aiutami? No. E allora ti dai una calmata, stai tranquillo. Vai lì, sorridi. Ecco, mi sono tornato. Lei dirà, questo è il mio ragazzo. Vi presentate, sorridete, lui, se non era un suo amico che tu non conosci, un conoscente, era uno che ci provava, si presenterà e poi, un po' imbarazzato, andrà per conto suo. Una cosa normale, succedono decine di migliaia di questi episodi ogni giorno nel mondo. Poi chiaramente se questo qui è ancora più psicopatico di te e non se ne va, comincia a provocarti perché non so, vuole sfidarti per portarti via la ragazza, cose del genere, te prendi un panchetto e lo spacchi in testa talmente tante di quelle volte che riduci, formi un brodo primordiale della sua massa cerebrale e mi raccomando, in questa circostanza lei ti deve aiutare, nel senso che deve dare una serie di calci nei coglioni fino a fare una poltiglia in forma di questo inutile individuo. Se invece lei non fa così e sta in un angolo urlando, vuol dire che è una pazza isterica, anche stronza, quindi mollala subito. Ma questo era il mio parere. Bene, lasciamo il pub perché la situazione sta anche un po' degenerando. Altra situazione tipica, lei esce
senza di lui. Perché lui, non so, i suoi parenti, ha altro da fare, lavora. E lei esce da sola, oddio, con delle amiche, con un gruppo di amiche e amici, addirittura con un amico maschio non fidanzato. Cosa fai, geloso? Impazzisce. Come ti permetti? Io, mentre io sono al lavoro, te la vai a spassare con questo qui? Scusa? Cioè, la tua fidanzata dice una frase del genere? Io non ho parole, ragazzi, alle volte. Cioè, lei farà che cazzo gli pare. Ha una vita sociale, ha delle amicizie, di tutti i sessi. Ha una sua vita, ci mancherebbe che fosse così. Vuoi una che esca solo con te, che parli solo con te? Ma cosa vuoi, una disadattata totale accanto a te? Ma la frase più patetica in assoluto è: cosa penseranno? Cosa penserà la gente che... Gesù Cristo. E poi le scene di quella che, mentre è fuori con gli amici, lui sta lì e passa la serata a telefonarli. Dove sei? Con chi sei? Ah, sei con quello lì, passamelo. Sei laggiù, mandami una foto. Oh! Ma cioè, te hai paura che la tua ragazza, se non stai a controllarla ogni secondo, scopi con il primo che passa? Ma non ce l'hai un po' di amor proprio, un minimo di dignità? Ma uno zerbino totale è meno verme di te. Ma vergognati. Ma lei mi deve rispettare. Ma rispettare cosa? Non ho capito. Te hai paura a dormire con la luce spenta, devi mettere le luci stroboscopiche, sennò i demoni durante la notte paura che ti rapiscono. Lei deve rispettarti, dormire con le luci stroboscopiche in camera, perché tu sei pazzo. Ce lo può fare, ma deve essere una scelta sua. Non la puoi obbligare. Ma a me non mi va bene stare con una che esce per conto suo anche con altre persone, soprattutto con altri maschi. Ok, lasciala e mettiti con un'altra, mettiti con una talebana che sta sempre in casa. Te l'ha obbligato il dottore a metterti con lei. Qualcuno ti ha puntato una pistola e ha detto: se non stai con lei ti sparo e t'ammazzo. Molto semplice. Vogliamo parlare poi del telefono? Le ragazze stanno spesso sul cellulare, no? E cosa fa il geloso psicopatico? Tutto il tempo lì: con chi stai parlando? Chi è questo? Ma è quel ragazzo che hai sentito ieri? Chi è? Cosa stai dicendo? Con chi parli? E poi appena la ragazza se ne va al bagno, le prende il telefono, vediamo, leggiamo le conversazioni. Ho malato di mente. Ma io non ho... Non solo non ho mai preso il telefono di una mia fidanzata per leggere quello che dice, ma neanche ho mai avuto l'impulso di farlo, o le ho mai chiesto con chi stesse parlando. Te mi dirai: ma te ti puoi fidare, si vede. A parte, te lo ridico ancora, se non ti fidi, cosa cazzo ci stai a fare insieme? Ma poi non è questa la questione, non è che io lo faccio per fiducia. È che a me non me ne frega nulla di cosa fa lei su WhatsApp, e con chi sta parlando e cosa sta dicendo. Ma mi volete spiegare un solo malatissimo, degenerato, psicopatico motivo per cui dovrebbe fregarmene un controcazzo di qualcosa? Cosa fa la mia ragazza su WhatsApp? Con chi parla? Ma avrò altro da fare nella vita, in quelle 2 ore. Cioè, avrò da fare un video su YouTube, avrò da fare un pacco di cazzi miei. Avrò da fare la mia vita e occuparmi dei miei spazi. Cazzo, la vita di coppia non è tutto. Ognuno ha i suoi spazi, madonna, che palle. Ok, calmiamoci. Un altro esempio, che so, i social, le foto sui social, su Facebook. Ma scusa, perché tu hai ancora questa foto col tuo ex? Perché fa parte della sua vita passata, ok? Ma perché hai questa foto? Hai pubblicato questa foto dove ti si vede tutta la scollatura, oppure sei in costume da bagno? Guarda quanti maschi ti stanno mettendo il cuoricino. E allora? Bene, no? Se la tua ragazza pubblica un filmatino dove è completamente nuda, si sgrilletta davanti al cellulare e li commentano 1 milione di maschi dicendo: mi ha fatto impazzire, mi ha eccitato da morire, mi sono fatto 10 seghe guardandoti, ma è un onore, dovresti esserne fiero, no? Accidenti a questa società che demonizza sempre il sesso. Malati di mente che non siete altro. Invece no, quello impazzisce se c'è una foto in cui lei è solo carina e qualcuno le mette dei commenti positivi. Capirai. Che cosa orribile. Non so, ragazzi, io non ho mai provato gelosia o cercato di controllare qualche mia fidanzata o di sapere che cosa fa quando non ci sono io. E non penso di avere corna in testa, ragionevolmente, realisticamente. E men che mai io sono mai andato a letto con altre ragazze quando ero fidanzato con qualcuna.
E non che non abbia avuto occasione di farlo, cioè quando io non ero fidanzato avevo le mie avventure, ma semplicemente quando due persone sono innamorate, sono una coppia, questa cosa è un sentimento che è pervasivo, non ti lascia lo spazio per andare a scopare di qua e di là. È così ed è la normalità. Se c'è tutta questa gelosia vuol dire che qualcosa non va. Non va in te, non va nella relazione. È molto semplice, quindi dammi retta, prendi questi sentimenti, tra virgolette, di gelosia e buttali nel cesso, perché non sono cose che rientrano nella normalità. E mi raccomando, voi ragazze, se qualcuno ha atteggiamenti tipo quelli che ho descritto prima, che vi telefona e dice con chi sei, mandami una foto, passamelo, e ti controlla il telefono, ragazze, non va bene, non è normale, prendete e mandatelo a fanculo alla prima, perché sono persone disturbate, possono diventare pericolose. Mi raccomando ragazzi, la vita è una ed è vostra. E soprattutto una cosa che voglio dire a questi gelosi: non vi permettete di giudicare gli altri, perché questi qui commentano gli stati su Facebook, scusate, tipo quello che vi ho detto prima, la ragazza in costume da bagno, e dicono, guardate questa puttana svergognata, è fidanzata e fa vedere queste foto e gode a beccarsi tutti i like, queste troie sono, bisognerebbe fargli questo e quell'altro. Oh, testa di cazzo, ma ti immagini che mi deve arrivare uno psicopatico, narcisista covert, potenzialmente serial killer, gay represso, incel, pazzo e porta sfiga, che arriva e deve dire a me come mi devo comportare, a me, alla mia fidanzata, alle mie amiche, come ci dobbiamo comportare. Ragazzo, per piacere, abbi la minima dignità di stare zitto, levarti dalle palle e farti un pacco di cazzi tua. Grazie. Bene, detto ciò, vi posso salutare e alla prossima.